Elisa D'Andrea di Cosenza, siamo al Palaghiaccio di Villaggio Palumbo. Ci racconti di questa tua passione? Allora sì, mi chiamo Elisa, ho 20 anni, sono di Cosenza. Allora, questa passione è iniziata per me quando ero molto piccola, all'età di soli 4 anni. Mi capitò di vedere in televisione una gara di pattinaggio e rimasi affascinata da questo sport. Nel corso del tempo, poi grazie a questo palaghiaccio, sono riuscita man mano, insomma, a realizzare questo mio sogno di poter pattinare sul ghiaccio, e ad oggi è una passione di cui sono tanto fiera. Una passione che nella terra del sole, in Calabria, del mare, si può praticare solo in determinati periodi dell'anno? Allora, diciamo che in generale ci sono aree in Italia, non solo, dove è possibile pattinare tutto l'anno. Qui, a causa anche delle temperature, un po' anche perché magari non è uno sport tanto radicato sul territorio, è praticabile soltanto in inverno, però insomma sarebbe bello anche poterlo coltivare tutto il resto dell'anno. Quindi uno sport per pochi mesi all'anno, che però presuppone un allenamento che duri anche durante la stagione primaverile, estiva ed autunnale. Sì, certo. Allora, io, come ho detto prima, qui purtroppo non ho il ghiaccio tutto l'anno, quindi d'estate cerco magari di, come dire, pattinare con i pattini a rotelle. Ovviamente non è la stessa cosa, però insomma, in mancanza di altro, comunque uno sport, il pattinaggio a rotelle, è diverso, ma divertente per altri versi. È possibile andare sulla strada, è possibile divertirsi più in mezzo alle persone, ma comunque è uno sport insomma diverso. Uno sport che magari potrebbe essere anche abbinato a dell'attività agonistica, se ci fossero delle strutture e degli istruttori, come qua al Villaggio Palumbo con Antonio Limonti. Certo, io ho avuto insomma la fortuna di avere questo palaghiaccio qui, altrimenti non avrei potuto mettere mai i pattini ai piedi nella mia vita, nonostante la passione. Certo, qui in Calabria, così come in tutto il meridione, ci sono tanti bambini, tanti ragazzi che potrebbero anche coltivare questo sport a livello agonistico, ma purtroppo non possono farlo perché non ci sono tante strutture, o meglio, qui in Calabria c'è solo, per fortuna, il palaghiaccio qui a Villaggio Palumbo. Un appello alle istituzioni affinché si possa radicare di più questa bella attività sportiva? Allora, io credo che il pattinaggio sia uno sport magico, perché ha questo potere di affascinare i bambini, anche perché mette insieme più elementi. C'è la componente artistica, c'è la componente muscolare, c'è la componente dell'equilibrio, quindi è davvero uno sport molto completo. Uno sport che ha tanta richiesta, perché come ho detto è uno sport magico, se vogliamo, i bambini ne rimangono incantati, e quindi sarebbe bello dare la possibilità anche ai calabresi, e non soltanto, di poter, diciamo, emergere in questo sport e portare anche magari in alto il nome della Calabria. Grazie, ti auguriamo il meglio e aspettiamo ora in questa pista di vederti pattinare. Grazie a voi.